Avete mai letto un giornale? Certo, certo, direte voi, che domande sono? Beh, avete mai letto veramente un giornale chiedendovi perché? Io lo faccio spesso, forse perché il mio nome, Chelsea Elizabeth Manning, compare spesso. E il nome di Julian Assange e il nome di Snowden compare spesso tra le mille parole di qualche articolo di giornale che ricorda quanto costa la libertà. Milioni di voci si sono alzate nel mondo, 10 volte tanto le dita hanno pigiato i tasti che ci descrivevano senza sosta. Sputavano parole, masticavano rabbia, inghiottivano ferocemente ogni nostra vittoria. Ero giovane quando fui inviata a Baghdad nel 2009 come analista di intelligence per gli Stati Uniti d'America. Non può finire così. Non può andare sempre allo stesso modo. Diranno che è morto un altro inutile essere umano e per giunta invertito. Uno scarto della natura, qualcosa da definire, da interpretare, quindi da perseguitare, perché non conforme. Basta, non voglio testimoniare, non voglio essere nel processo Wikileaks. Assange, perdonami. Il mio è stato un gesto. Sono l'appeso, sono l'angelo maledetto, ho osato sfidare il segreto di Stato. Sono vivo? Sono morto. Sono un fantasma. Non è colpa tua, Elizabeth, il sistema è malato, quello che stiamo vivendo è una malattia incurabile, si produce un passato di odio, un presente dannato, non sana, non serve, distrugge, le religioni sono finite, non si può essere spirituali e adoratori del potere. Chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Sono una stampa senza anima, su una borsa di stoffa. Chi sono? Chi sono? Sono il murales sulla serranda a via Costantinopoli. È irreale, e invece è tutto vero. Il sangue mi scorre nelle vene, lento, a fermare questo tempo fermo, congelato. Il respiro anche, sull'orlo del baratro, del vuoto, che non può essere riempito. Ascolto con lo sguardo i passi di Stella, sento il respiro dei bambini. Noi, adoratori della luce, facciamo parte di quell'ala di esseri umani che vengono sacrificati con disinvoltura. Abbiamo uno spirito sociale, siamo considerati pazzi, ma riusciremo a tornare in un'altra forma, con un altro colore, con un'altra frequenza, quando saremo tutti collegati. Viva Assange, viva la giustizia, viva la libertà di stampa!